ringraziamento per questo invito a parlare in questo posto che mi ha sempre affascinato da ormai da più di 40 anni che vengo qui. Dunque parleremo effettivamente della tomba latente di Nokia, non dello scavo di quest'anno perché per colpa dei francesi non abbiamo potuto scavare quest'anno perché la richiesta di concessione è arrivata troppo tardi e dunque quest'anno abbiamo fatto soltanto lavori di pulizia, di rilievo del complesso monumentale. È un peccato, però speriamo di riprenderci l'anno prossimo. E dunque i risultati che vi presenterò sono quelli dell'anno scorso, che fanno seguito ad una conferenza che già c'era stata qui, non so più ormai se 2 anni fa o 3 anni fa, sulla tomba di Grotte Scalina. Non so se qualcuno di voi era presente, ma adesso vi presento la gemella. Sono soltanto due tombe di questo tipo, due tombe rupestri di età ellenistica in Etruria. E difatti, se abbiamo voluto scavare quella di Nokia è perché si può dire tantissime cose sulla tomba di Grotte Scalina. Allora, il puntatore punta. Credo che non potete leggere quello che c'è scritto lì. È scritto zona militare. Divieto di transito o di accesso. E nel cerchio qui c'è un militare che vi punta con il fucile. Questo per dire che l'accesso alla tomba latente di Nokia è proibitissimo a tutti, perché appena si passa il fosso Biedano si entra nel poligono militare di Nokia. Una volta ovviamente tutti andavano visitando Nokia a vedere la tomba latente, ormai è un po' più complicato e i militari ci hanno detto che chiunque trovano dopo il Biedano possono essere arrestati, multati, in vari modi. Lo scavo della tomba l'abbiamo iniziato l'anno scorso grazie ad un accordo, di collaborazione del tutto nuovo che è stato firmato tra, vedete, la soprintendenza e l'amministrazione della difesa per lo sfruttamento dei beni archeologici che sono compresi entro terreni militari. Dunque è una specie di banco di prova delle possibilità di questa collaborazione. Vi faccio brevemente sfilare le varie parti del... dell'accordo, insomma, non è che ci interessa molto vedere tutto nei dettagli. Però è una cosa veramente bella perché questi, in particolare il poligono di Monte Romano, è talmente enorme, è talmente preservato dal punto di vista ecologico, dal punto di vista patrimoniale, che vale veramente creare queste sinergie. E devo dire che la sovrintendenza ovviamente, ma anche la parte militare sono state veramente di grande aiuto e di grande simpatia anche durante le campagne di scavo. Vabbè, attività. E qui entriamo più da vicino nell'argomento con un piccolissimo ricordo storico della situazione nella quale nasce questa tomba di Nokia. Dunque dell'Etruria, sapete, l'Etruria delle 12 città, ogni città dotata del suo territorio, i convegni annuali o forse non annuali ad Orvieto, al Velsna, e dunque questo territorio che è insieme, paradossalmente insieme, molto unito dalla sua lingua, dalla sua cultura e anche molto diviso da tutte le diversità che ci sono tra le
diverse città-stato e anche all'interno del loro territorio, anche tra città molto vicine ma che non hanno lo stesso, che hanno delle caratteristiche culturali diverse. La cosa importante per noi è che dunque abbiamo Roma che sta qui, voi sapete che quando si sta a Roma a Trastevere si sta sulla Ripa Veiente, dunque sul territorio di Veio, quegli etruschi sono veramente a contatto di Roma e di fatti Veio è la prima città conquistata e interamente distrutta dai romani, mentre era una città probabilmente di una potenza equivalente a quella di Roma, però che è stata abbandonata da tutte le altre città etrusche perché, per differenti politici. Dunque 396 è caduta di Veio, Roma si impadronisce del territorio che più o meno corrisponde a questo, pochi anni dopo c'è l'assedio di vittorioso dei miei antenati Galli su Roma e al momento prima dell'arrivo dei Galli i Romani mandano a Cerveteri le vestali e anche gli oggetti più sacri del popolo romano, che significa che è molto complicata in realtà capire i rapporti tra Roma e l'Etruria, perché alcune città avevano buoni rapporti e Cerveteri dunque che sta qui, sapete, vicino, ha sempre avuto nel corso del IV secolo un'attitudine abbastanza variante o ambigua in confronto a Roma. Ci sono dei momenti dove sembrano andare bene d'accordo le due città, altri momenti dove Cerveteri riprende le armi contro Roma, probabilmente è legato a cose che ovviamente ci sfuggono completamente, di rapporti politici all'interno della città e tra le varie aristocrazie, tra le fazioni pro-romane e le fazioni anti-romane. Comunque, alla fine del IV secolo abbiamo Veio distrutta, l'esercito romano che sta a Nepi e a Sutri, dunque Sutri che controlla l'accesso ad ovest dei Monti Cimini e Nepi che controlla l'accesso ad est dei Monti Cimini, che erano le due zone dalle quali i romani potevano entrare in territorio etrusco e più specificamente nel territorio di Tarquinia. Tarquinia è veramente, alla fine del IV secolo, il baluardo di tutta l'Etruria contro Roma. Bon, poi c'è un episodio famoso che è quello raccontato da Livio, dunque chissà quante, se l'anno è quello vero, se il racconto è vero. Comunque 310 avanti Cristo, i romani dunque sono nella fortezza di Sutri e bloccati dalla Silva Ciminia, perché si pensava che era una foresta assolutamente impossibile da varcare. Poi c'è il fratello del console che era cresciuto come probabilmente diversi altri romani in Etruria, Cerveteri, parlava l'etrusco, che dice vabbè, proviamoci, io cerco di attraversare la foresta Ciminia per vedere se è impossibile o no, e ci riesce ovviamente benissimo, attraversa la foresta Ciminia, fa un giro in Etruria, ritorna e dice al suo fratello console che la foresta si può attraversare. A quel punto è un po' come un fumetto di Asterix, la notte, quando viene la notte i romani del campo escono dalla parte posteriore del campo, tutta la notte camminano nella foresta Ciminia, dunque al di sopra di Viterbo, e all'alba il console Fabio Massimo Giuliano compare sulla sommità del monte Cimino e lancia l'attacco sugli Etruschi. Non è una vera guerra, perché in realtà quello che fanno per un giorno razziano, violentano probabilmente, riportano del gregge al campo e la serata tutto è finito. Però è una cosa che sicuramente ha avuto degli effetti psicologici abbastanza importanti sugli Etruschi e sugli Tarquinesi. Questa, vabbè,
è la mia idea del, del territorio di Tarquinia al, nel IV secolo, che non è quella di tutti. No? Generalmente il territorio di Tarquinia si fa fermare all'altezza di Sorina, dunque Viterbo, così. In realtà ci sono molti elementi tarquiniesi in tutta questa zona, in particolare a Corchiano, e si ha l'impressione veramente che c'è una catena di fortezze tarquiniesi contro, contro i romani e l'arrivo dei romani da, da Nepi. Dunque un territorio molto esteso che va dal, dal Tirreno fino al, al Tibro, e dunque che blocca tutto, tutto tentativo romano per entrare in Etruria, tranne se, tranne se passano dal, dal territorio umbro. Comunque arriviamo finalmente a, a Norchia, dunque, che vedete dunque orientato con, al nord. E Norchia è una di queste città che alla fine del IV secolo crea Tarquinia, piccole città, un po' dappertutto, dunque c'è Norchia, c'è Musarna, c'è Viterbo, probabilmente c'è Casteldasso, serie di piccole, piccole fortezze che occupano il territorio in modo globale, diciamo. Con l'idea che i loro abitanti sono, come nelle colonie romane comunque, in tempo di pace sono contadini, sanno coltivare la terra, sanno allevare il bestiame e dunque creano ricchezza, e in tempo di guerra sono anche formati a difendersi e a prendere le armi. Dunque sono dei siti abbastanza piccoli, cioè, non so, Norchia dovrebbe essere 8 ettari più o meno, questa, questa forma qui, e qui avete, qui c'è la tomba di cui parleremo oggi, che fa esattamente, esattamente di fronte al, alla città, è probabile che, anche se vabbè, si può ipotizzare, diciamo, che queste città non sono create direttamente dalla, da Tarquinia città-stato, ma da grandi famiglie che hanno grandi possedimenti in, questa, in queste aree e che possono contribuire così alla difesa della, della loro città e della loro etruschi città, e che ovviamente una volta queste città create ne traggono anche un profitto economico personale. Allora, arriviamo alla, alla tomba Latanzi. Dunque la prima attestazione della tomba Latanzi sono dei disegni, non so se li vedete bene, ma insomma, vabbè. È un disegno di Albert Lenoir, che era un architetto francese, che ha visitato il sito nel 1832 e ha lasciato diversi, diversi disegni della sua visita. E in realtà, bon, questo è il disegno di Lenoir, questo è la veduta attuale, cioè dopo enormi disboscamenti che abbiamo fatto l'anno scorso, perché prima si vedeva veramente poco, e in realtà non è cambiato tanto la, la situazione, cioè questo sarebbe la tomba Latanzi vera e propria, che sta qui, e poi abbiamo una serie di tombe a dado che sono probabilmente legate alla, alla stessa famiglia. Una intatta che è ancora intatta adesso, una dalla facciata distrutta che è ancora distrutta adesso, non so, però di cui abbiamo ritrovato i blocchi della facciata crollati sotto montagne di edera e di terra, questo è uno di questi blocchi, vedete la scala d'accesso al monumento. Abbiamo un, dunque, un quarto dado e finalmente un quinto che all'epoca era integro ma adesso è rotto in due, la facciata, la metà della facciata è crollata. Abbiamo anche ritrovato questo blocco, e questo è interessante perché ovviamente dopo aver fatto la fotogrammetria si può rialzare i blocchi fisicamente, ma così ricostruire veramente l'aspetto che aveva questa, questo angolo della necropoli di Norchia all'epoca.
Allora, poi c'è lo scavo fatto da Mariano Lattanzi, che ha lasciato il suo nome alla tomba. Lattanzi era un medico condotto di Vetralla. Credo che nessuno sappia perché ha fatto fare questo scavo, che era uno scavo metà 800, dunque non è documentato assolutamente niente di questo scavo. E qui vediamo una fotografia del sito, dunque la tomba è qui. Vedete le caratteristiche con queste tre arcate. All'epoca era molto disboscata, poi adesso è proprio la vegetazione, diciamo, non consente più di vedere tutto questo. Questo è Gargana del 1935, dunque abbastanza simile anche allo stato attuale. E allora parliamo un po' dello scavo Lattanzi. C'è un disegno che probabilmente risale all'epoca dello scavo Lattanzi, che raffigura il dromos di accesso, una camera abbozzata sul lato destro e un'altra camera, quella principale, una in asse, non esattamente in asse, ma questo è un altro problema. È scritto dentro ci sono sarcofagi, dunque probabilmente è un documento che è subito prima dello scavo di Lattanzi. Poi altre cose si possono ancora controllare nel dromos, cioè il fatto che la facciata della tomba è stata scavata in un tufo molto, molto resistente, invece appena si sono abbassati sono strati di ceneri, di argilla, di cose varie, e a tal punto che hanno dovuto costruire un doppio muro lungo le pareti con enormi blocchi di tufo, cioè è stato veramente un lavoro abbastanza straordinario. Dunque all'epoca vengono estratti due bellissimi sarcofagi, enfin, uno è più bello dell'altro in realtà, quello di Hans Korkle, che sarebbe il fondatore della tomba e che adesso sta a Berlino, e quello di Lars Korkle, che potete ancora vedere alla Rocca Albornoz di Viterbo, che era, si pensa che era il suo figlio. Invece questi tre sono perduti, no? Fatico sempre a capire come si possono perdere i sarcofagi, perché è abbastanza ingombrante, si dovrebbe vedere, però c'è un sacco di sarcofagi che sono in case private, non so, magari qualcuno si ritroverà un giorno. Dunque almeno cinque defunti di questa grande famiglia, dunque il nome è famiglia dei Korkle, quella alta aristocrazia tarquiniese. E questo è il disegno con un personaggio molto interessante, un po' dimenticato, che era Gino Rosi, adatto della tomba. Gino Rosi era un viterbese, musicista tra l'altro, che ha percorso tutte le necropoli rupestre del Viterbese, e non solo, perché è anche andato a Sovana. Dice di aver scoperto la tomba Ildebranda di Sovana, forse è vero, forse è venuto 10 anni dopo altri, ma non importa. E comunque è morto molto giovane, molto a 31 anni, e ha fatto due articoli nel Journal of Roman Studies, che anche è strano per un viterbese, si aspetterebbe più una pubblicazione locale, però si vede che aveva un giro lì, e dove pubblica spesso cose del tutto inedite. E sulla Lattanzi ha fatto un lavoro molto interessante che vedete qui, una sezione e una ricostruzione della facciata. Gino Rosi scrive letteralmente: attenti, questo l'ho fatto così, avevo poco tempo, va tutto rivisto, eccetera. Ovviamente in un secolo nessuno ha rivisto niente, dunque troverete ricostruzioni 3D, plastici, cose varie, interamente fatte a partire del suo lavoro.
Il suo lavoro era ottimo per l'epoca, ovviamente ci siamo accorti che ci sono delle cose che non vanno, lo vedremo, il tetto non era piatto, era a doppio spiovente, questo non si ferma qui ma va avanti e poggia sulle, il tetto poggia sulle colonne inferiori, però non toglie niente alla qualità del suo lavoro, visto le condizioni nelle quali lavorava, perché oggi è relativamente facile andare a Norchia se riuscite ad evitare la voragine che c'è in mezzo alla strada quando si arriva al parcheggio. Dal suo tempo era tutto molto più complicato. Dunque, vediamo quello che abbiamo capito di più della tomba nel 2020. Prima di tutto ci siamo interessati al tetto della tomba, restituito dunque da Rosi come un tetto piatto. Questo dunque è il settore nel quale abbiamo lavorato. Restituzione dunque con tetto piatto, e questo è una scena di scavo dove vedete benissimo che il tetto non è piatto, che è a doppio pendio. Questo è molto importante perché significa che nella facciata della tomba c'era un frontone, un timpano, e questo è associato ai templi ovviamente e all'eroizzazione del proprietario, del creatore della tomba. Quindi non è una tomba qualsiasi, tranne le tombe doriche a Norchia, tutte le altre tombe hanno un tetto piatto, dunque significa che è un personaggio più importante del solito. Questo dunque il tetto della tomba, che è stato, lo scavo è stato interessante, bon, questa è la scala che porta al piano inferiore, vedete un tetto a doppio pendio con finti travi dai due lati e queste fosse per i cipi, dove c'è una cosa molto curiosa e che credo non è mai stata rilevata in nessuna tomba etrusca, che tutti i cipi sono stati portati via, tranne due che quando abbiamo scavato non erano visibili, tutte le fosse erano riempite di terra e questi due cipi anche erano coperti di terra. E sono uno un cipo maschile, l'altro un cipo femminile, dunque maschile a forma di colonnetta, femminile a forma di casa, questo si conosce anche a Cerveteri, ma questi due cipi erano stati nell'antichità estratti dalla fossa, mutilati, probabilmente lì dove c'era scritto il nome del defunto, e rimessi rovesciati all'interno della fossa, che può essere soltanto un processo di damnatio memoriae all'interno della famiglia. Dunque c'è un uomo, una donna di questa famiglia che avevano fatto qualcosa di abominevole e che si è cercato così di cancellare dalla memoria della famiglia. Qui vedete, bon, una traccia, ci sono molte tracce di estrazione di blocchi. In realtà il tetto non è stato finito mai, ci sono delle tracce di estrazione che dovevano essere cancellate, che non sono mai state, tra cui questa grande, questa fossa, non è una fossa, insomma. Un'altra cosa interessante che abbiamo trovato, non moltissimi, ma diversi vasi, che ovviamente non vengono da sotto, sono vasi che sono stati portati lì e probabilmente rotti ritualmente sui vasi nel corso di operazioni operazioni rituali. Allora, questo è un po' complicato quando si vede così, poi spero che si chiarirà, perché abbiamo tutti i blocchi del tetto che sono crollati, tra cui questo, vedete perfettamente verticale, che è un pezzo della terrazza intermediaria. Questa è una colonna mostruosa, fa 2 metri di diametro alla base, dunque come quelle di
del Bernini a San Pietro, sono meno alte ma così poderose quanto. Lì c'è un'altra colonna, questo noi riparleremo, il mostro della tomba Latanzi. Qui c'era una scala d'accesso, vabbè, questo forse è un po' complicato da capire, vediamo. Dunque le colonne, vedete, abbastanza impressionanti. Dunque questa restituzione ovviamente non funziona più. E dunque si è scoperto l'anno scorso che questa sala era una sala di banchetto funerario, perché ha dei letti, vedete, scolpiti nella roccia. Allora, a Norchia ci sono altre tombe, come si dice, sottofacciata. Noi preferiamo chiamarla sala di banchetto perché si capisce meglio di sottofacciata. Ma non hanno mai, alcune hanno delle panchine, ma dei letti, vabbè. Ma nessuna ha mai il poggiagomiti che caratterizza una sala veramente, veramente importante. Questo dispositivo l'avevamo anche trovato a Grotte Scalina, dunque questa tomba accanto a Musarna. Pensiamo che c'è anche che a Musarna, la tomba di Grotte Scalina è la tomba del fondatore di Musarna. A Musarna però abbiamo sei letti anziché quattro alla tomba Latanzi. Ecco, allora questa è Grotte Scalina, ci abbiamo lavorato dal 2010 al 2019, è una storia abbastanza strana perché questa tomba era conosciuta intorno al 1900 e poi sparisce completamente, cioè in questa zona piena di archeologi, amatori o non amatori, piena di tombaroli dove le informazioni circolano, eccetera. Nessuno aveva più parlato di questa tomba, tranne con riferimenti a vecchie ricerche dell'inizio del Novecento. Noi l'abbiamo cercato per 4-5 anni prima di concludere che era stata completamente distrutta e poi un giorno l'abbiamo ritrovata per puro caso facendo prospezioni archeologiche. E dunque vedete, e la tomba Latanzi più o meno si presentava in questo modo, molto, abbastanza impressionante. Vi ho parlato del frontone, poi c'è un piano di colonne, un piano colonnato, e sotto la sala di banchetto. Qui c'è una scala che permette di arrivare sia a questo livello che al livello superiore del tetto, e poi c'è un'altra scala dall'altra parte. Una cosa curiosa, interessante di Grotte Scalina, che non si ritrova alla tomba Latanzi di Norchia, è che vedete che il dromos attraversa completamente la sala di banchetto. Cioè quando facevano il banchetto funerario c'era un buco di 7 metri in mezzo al... che per noi materialisti sembra una cosa assurda perché è pericoloso, perché eccetera. Però sicuramente è una cosa voluta, rituale, legata al contatto tra i vivi e i morti nel corso del banchetto funerario. Cioè si poteva fare libagione nel dromo, si poteva buttare frutta, cose varie. La cosa interessante è che invece alla tomba Latanzi di Norchia hanno scelto un'altra soluzione, cioè che il dromo si ferma a questo livello, e poi c'è un corridoio che va fino alla tomba. Va premesso che in tutte queste tombe di Norchia o di Casteldasso, la finta porta che vedete non è una decorazione, è una cosa molto seria, è il passaggio, il punto esatto di passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Non troverete mai a Norchia o Casteldasso una tomba scavata prima di questa porta. Dunque o è direttamente sulla porta oppure fanno un corridoio per arrivare oltre questa porta. Dunque come architettura è una cosa del tutto eccezionale, non è una casa aristocratica che doveva presentarsi come quelle, non so, di Pompei, cioè una facciata chiusa con in mezzo una porta,
che si vede su altre tombe. Non è un tempio perché non esiste nessun tempio a due piani, e invece a quell'epoca l'unico parallelo possibile è quello dei palazzi di Filippo II e del suo figlio Alessandro Magno in Macedonia. Palazzi che dovevano essere di un impatto incredibile, perché questa è la facciata di quello di Vergina con la parte centrale, dunque vedete che si ritrova il piano inferiore più alto, il piano medio e il frontone. Questi palazzi, Vergina, sono la lunghezza della facciata è di 80 metri con doppio colonnato, e questi propili al centro, quella di Pella, altro palazzo reale macedone della stessa epoca, era di 140 metri. Dunque, ovviamente l'impatto doveva essere straordinario, e a quel punto si deve pensare che gli aristocrati tarquiniesi che hanno fatto fare la tomba sul modello di questi propilei, era gente che era andata in Macedonia, che aveva visto questi palazzi e che ne era rimasta estremamente impressionata, fino a concepire che la porta più spettacolare e più straordinaria era questo tipo di porta, che anticipa anche in un certo senso allora abbiamo un altro esempio di derivazione di questi palazzi in Macedonia, a Lefkadia, dove vedete, ritrovate la stessa struttura, primo piano, secondo piano con un loggiato e poi il timpano. Ovviamente gli Etruschi non hanno imitato delle tombe macedone, perché le tombe macedone comunque vengono costruite come quella e subito vengono seppellite, non rimangono mai in vista. Non so cosa c'ho dopo, vediamo. Torniamo prima. Allora, ovviamente questo è abbastanza interessante, perché tradizionalmente si dice che gli Etruschi alla fine del IV secolo sono molto depressi, che pensano solo alla morte, al loro destino inevitabile, eccetera. In realtà chiunque ha scavato cose ellenistiche del IV secolo, fine IV secolo, sa che è un paese straordinariamente ricco, che aveva chiaramente anche delle relazioni economiche, politiche, diplomatiche con le altre regioni del mondo mediterraneo, e in particolare con la Macedonia. La relazione con la Macedonia si spiega abbastanza bene, perché il progetto di Filippo II era quello di riunire in un solo impero l'Oriente e l'Occidente. È stato assassinato, poi Alessandro Magno ha ripreso il progetto e ha realizzato la prima parte del progetto, conquistando un territorio enorme in Oriente. Poi muore a Babilonia, ma sicuramente l'idea dopo l'Oriente era di tornare, e probabilmente l'Italia e soprattutto Roma non avrebbe avuto un peso sufficiente per resistere contro armate, un'armata macedone che già era molto potente e poi aumentata di tutta la gente che Alessandro avrebbe riportato dall'Oriente. Dunque, dalla parte degli Etruschi questo progetto era interessante, anche perché significava che, soprattutto per i Tarquiniesi, avere un alleato contro i Romani, perché sapevano che non avrebbero potuto resistere a lungo contro i Romani, e probabilmente si preparavano ad accogliere i Macedoni in Etruria, e anche a farli vedere magari le loro tombe fatte in modo macedone.
doveva visitare l'interno della tomba, che non vi raccomando perché vedete che non è in buono stato di conservazione, però si capisce che più o meno è come la pianta che vi ho fatto vedere prima, non ci sono più sarcofagi, probabilmente non c'è più niente all'interno, magari lo scopriamo quando la scaveremo. E anche una cosa interessante è che ci sono queste quattro altre tombe a dado accanto, che probabilmente sono della stessa famiglia o di famiglie vicine. In questo settore della necropoli conosciamo soltanto 8 tombe, probabilmente ce ne sono di più, ma insomma è quello che i tombaroli ci consentono di conoscere adesso. Dunque ancora, la decorazione. Questo è un frammento di architrave interessante, Gargana, che nel 35 lo figura così, credo che Rosige nel 25 che ha fatto il disegno, e ovviamente quando si fa la fotogrammetria del blocco è molto più accurato e molto più preciso, e consente ad esempio di cercare dei paragoni. Se vedete il fiore, bon, c'è una certa differenza tra il disegno, il vecchio disegno e la fotogrammetria, dunque un grifone e un fiore, e a quel punto si può stabilire anche dei confronti di tipo iconografico con la Macedonia e la tomba di Euridice, che presenta un fregio abbastanza simile. E qui ci siamo divertiti a restituire dunque questo, il fregio della tomba Latanzi. Questo invece è il fregio della tomba Ildebranda di Sovana, che presenta delle affinità abbastanza chiare, e anche a ricostruire il sulla base dei colori della Ildebranda di Sovana, che sono molto più meglio conservati, si può proporre questo tipo di colorizzazione del fregio della tomba Latanzi, che ci ricorda che questi monumenti erano dipinti in modo molto cargiante, con colori molto, molto forti. Abbiamo anche trovato un'ala di una sfinge, probabilmente una sfinge di Nenfro. Bon, Orioli parla di due sfingi, ma è il suo nel 33, però il suo racconto è abbastanza poco chiaro, però è sicuro che è un animale di grandi dimensioni, probabilmente che giace sotto la terra al piede della tomba ancora, non sappiamo se sotto 10 cm di terra o sotto 2,50 m di terra. Forse un giorno si scoprirà il resto della Sfinge di Nenfro. Questo è un blocco molto, molto interessante, perché è molto visibile davanti alla tomba. In realtà va rovesciato, e rovesciato con le varie fasi di trattamento dell'immagine. Si vede che c'è un busto che qui non è stato molto bene disegnato, bisogna rifarlo, poi una serie di dentelli e un fregio di delfini. I dentelli sono, nell'architettura antica, sono associati soltanto ai timpani, dunque un frammento del timpano, probabilmente la base, possono trovarsi o alla base o sui rampanti del frontone. E dunque questo è un elemento che ci fa pensare ovviamente che tutto il frontone è sottoterra davanti alla tomba. Questo è una scoperta dell'ultimo giorno della campagna dell'anno scorso, dunque una testa molto, può sembrare bruttina perché è di tufo, ovviamente bisogna pensare che era stuccata e dipinta, fa 60 metri di altezza, dunque impressionante, diciamo,
Probabilmente non è una statua a sé stante, ma più probabilmente un cipo busto che era sul tetto della tomba. E vabbè, andrà studiato, però i tratti generali assomigliano molto a quelli del tipo dell'Alessandro di Lisippo, con lo sguardo un po' verso l'alto, verso il suo antenato Zeus. I capelli e arriviamo alla cosa più divertente della tomba latanzi di Norchia, che è il mostro. Allora, il mostro, guardiano dell'ultima dimora, e lo vedete qui. È stato scritto tutto su questa scultura, dunque si vede che c'è un animale qui non si capisce molto, dunque si è detto una sfinge strana, una chimera strana, un grifone strano, un tritone bizzarro o altro. E in realtà, quando si pulisce, si vede che c'è una cosa che comunque si vedeva perfettamente su una fotografia del 1935, dunque si poteva anche andare avanti prima, che l'animale ha uno zoccolo qui, dunque che esclude tutte le creature che hanno qualcosa di felino. E se si riparte dallo zoccolo, e se si cerca di interpretare queste cose strane, cioè questa specie di figura, però che ha specie di piedi palmati, eccetera, poi specie di ali, eccetera, si capisce che in realtà quasi sicuramente è una rappresentazione di Europa che è raffigurata nel momento dove scende dal toro. Dunque, conoscete o no, comunque, la storia dunque di Europa, la principessa Fenicia che raccoglie fiori in un prato, poi arriva un bellissimo toro bianco che gli fa delle avances, lei sale sulla sua groppa, il toro si precipita nel mare e la porta a Creta, e fine della storia. Dunque qui questa ipotesi consente di spiegare tutte l'insieme delle cose che sembravano stranissime, cioè queste... Sì, Europa viene sempre raffigurata con dei veli, e veli ficans, dice Ovidio, dei veli che partono in tutte le direzioni. Il mito era conosciuto ovviamente, non ovviamente, ma era conosciuto a Tarquinia alla stessa epoca. Abbiamo questo specchio che la raffigura con il nome Evre portato sullo specchio. La cosa interessante è che qui l'incisore gli ha fatto una testa di ariete, non di toro. Ovviamente chi ha fatto il classico dice impossibile, quello non sapeva i suoi testi, per forza è un toro. In realtà la mitologia come la conosciamo è una specie di riduzione di tante storie diverse, scritte, orali, eccetera, che circolavano, e forse c'era una versione del mito dove era un ariete, non era un toro. Non è necessariamente uno sbaglio dell'incisore dello specchio. E l'interesse di que ah, perché questa raffigurazione? Bon, si potrebbe pensare a tutti gli interessi macedoni verso l'Europa, ma lascio perdere questo. Però c'è una cosa invece molto importante, che dall'unione di Europa e di Zeus nascono due dei tre giudici dell'inferno, che sono Minos e Radamante, il terzo è il loro fratellastro, che nasce da Zeus e dalla ninfa Egina. Dunque, può essere anche importante portare omaggio ai genitori di questi giudici, che decidono se un defunto andrà o meno a
banchettare per l'eternità. I giudici sono conosciuti, vabbè, a Vulci, alla tomba Campanari, le vediamo qui accanto ad Hades e Persefone, e sempre in Macedonia li vediamo a Lefkadia, sempre questa tomba che vi ho fatto vedere, avete il defunto, Hermes Psicopompo e qui Radamante ed Eaco. Uno è Eaco, è giudice dell'Occidente, Radamante dell'Oriente. Discutono tra di loro, se sono d'accordo non ci sono problemi, se non sono d'accordo sulle qualità del morto, è Minos che decide alla fine del suo destino. E dunque alla tomba Latansi, non credo che ho rimesso, non ho rimesso la raffigurazione. Non so se avete visto, ci sono queste tre esedre sulla sommità che nell'Ottocento avevano ancora delle tracce, inizio Novecento, delle tracce di raffigurazioni di personaggi. Un'ipotesi che forse riusciremo a risolvere con le nuove tecnologie di fotografia multispettrale, un'ipotesi sarebbe che le tre nicchie fossero dedicate ai tre giudici dell'inferno. Come a Grotte Scalina, nella sala di banchetto abbiamo tre nicchie scavate nelle quali potevano essere i busti dei tre giudici dell'inferno. L'interesse, il vantaggio della cosa è di far assistere i giudici dell'inferno al banchetto funerario dove si proclama le virtù del morto, il modo nel quale merita veramente di entrare e di arrivare nei campi Elisei. E con questa restituzione c'è un problema, che questo coso qui, che è circondato dai veli di Europa, che non è architettonico, si è detto che era la base di un pilastro, ma è del tutto impossibile, è completo, e in realtà può essere identificato come una sola cosa, che è l'onfalos di Giove. Dunque, quando Giove nasce, quando Zeus nasce, sua mamma, che è un po' stufata dal fatto che il padre mangia i figli l'uno dopo l'altro, anziché dare il figlio a mangiare al padre, gli dà una grossa pietra fasciata, e Cronos, il padre, mangia la pietra contento e va a digerire. Zeus è mandato a Creta, cresce, poi quando è abbastanza forte torna e mascola Cronos e lo costringe a deglutire l'onfalos, cioè questa pietra, e anche tutti i suoi fratelli e sorelle che stranamente il padre non aveva digerito nel frattempo. E così nascono le divinità dell'Olimpo. Da questo momento l'onfalos diventa il simbolo del potere universale di Zeus. Zeus, per ricreare il mondo dei dei dell'Olimpo, manda due aquile, uno all'Occidente e uno all'Oriente, e queste aquile si riuniscono in un punto, dopo aver fatto tutto il giro del mondo, e si riuniscono in un punto che è Delfi, dove viene posto il primo onfalos, quello originario, quello di Zeus, che poi va associato ad Apollo, ma è una cosa più tarda. E dunque qui la funzione dunque del... c'è qualcosa che non ha funzionato. Dunque la funzione dell'oggetto è di spiegare anche la scena, cioè di dire guardate, c'è l'onfalos, non è un toro con una qualsiasi fanciulla. Poi molto probabilmente nel corso delle cerimonie funebre che si svolgevano o ogni anno per la festa dei morti o per ogni morte di un membro della famiglia, probabilmente si faceva le libagioni sull'onfalos. Poi dopo credo che c'è qualcosa che è andato male, sì. Vabbè,
Vi racconto senza immagine. Dunque, che l'onfalos sia molto importante in Etruria si vede ad esempio in questa raffigurazione dove avete un'edicola e un onfalos con un serpente intorno. E questo titolo un po' strano, qui ci sono due diapositive che si sono autodistrutte, vabbè. Questo titolo un po' strano era per ricordare che tutti questi defunti che vediamo sui sarcofagi etruschi che hanno la patera umbilicata, siamo talmente abituati a vedere questa patera umbilicata che si dice, beh, uno che è al banchetto ha la patera umbilicata, beve. In realtà probabilmente è molto più connotato, molto più complesso, cioè la patera umbilicata, c'era un sarcofago per far vedere bene, si banalizza la patera umbilicata dicendo che l'ombelico serve a mettere il dito sotto. In realtà quando si guarda le raffigurazioni dei sarcofagi etruschi, le dita sono poste sul lato. Dunque l'onfalos delle patere probabilmente è legato al rituale, legato alla cosmologia, cioè la patera è un mondo con al centro un onfalos e probabilmente gli aristocrati che presentano questo oggetto hanno un ruolo particolare che non è come avere un bicchiere ha un senso, aveva sicuramente un senso importante. E qui credo che arriviamo alla fine. Dunque questo è quello che vorremmo fare se avremo la concessione di scavo l'anno prossimo. Dunque ci sono tutti questi blocchi caduti nella sala di banchetto che bisogna levare, però significa una gru enorme, dei mezzi abbastanza importanti, però lì sotto ci sono tutti gli elementi dell'architettura della tomba che ci mancano a Grotte Scalinate. Non vi ho detto, ma il problema di Grotte Scalina, l'altra tomba simile vicino a Musarna, è che è stata trasformata in luogo di culto cristiano nel 500. Hanno visto la scala monumentale etrusca, hanno visto la finta porta, che hanno associato con la porta santa e la scala santa. Abbiamo trovato un medaglione che raffigura appunto la porta santa, la scala santa. Abbiamo una moneta di giubileo del 1600 di Clemente VIII, che significa che questo luogo era un punto di passaggio sulla Francigena, poco dopo Montefiascone, dove si riunivano la Francigena e la Teutonica, che è un mondo, gli anni di giubileo era veramente molto frequentata. E dunque per fare questo hanno pulito interamente i blocchi caduti della tomba. Dunque per le ricostruzioni abbiamo poco in realtà, o quasi niente, perché tutta la decorazione, tutta l'architettura se n'è andata e non sappiamo dove. Invece la tomba Latanzi, tutto è in posizione, bisogna trovarlo, è un caos enorme di blocchi, dunque vedremo come se riusciremo a ritrovare questi blocchi per poter proporre una restituzione più fedele possibile a questo monumento veramente straordinario. In assoluto è la più grande tomba rupestre etrusca, più imponente ancora di Grotte Scalina, perché ha in più una scala di 7 metri di altezza sul quale si innalza la tomba. Bisognerebbe riscavare i due ipogei, rilievi, restituzione. Poi ci sono dunque 7 altre tombe nelle vicinanze, ovviamente completamente depredate, ma si sa che anche in tombe depredate c'è sempre qualcosa che è sfuggito, poi ci può aiutare con la datazione dell'insieme. E poi l'idea di fare una monografia consacrata alle due tombe. Cosa ho fatto del puntatore? E
voilà, dunque questi sono la gente con la quale abbiamo lavorato, dunque le forze armate che, come dicevo, sono state veramente di grande aiuto e di grande appoggio. La soprintendenza che ha organizzato questo mese delle visite ogni settimana alla tomba, bon, visite limitate a 25 persone perché purtroppo non è che si può, più di tanto non si può fare, però è una cosa che probabilmente verrà riproposta anche nel corso dell'anno. Poi vabbè, quelle le altre sono da parte mia, il Cenere francese e la Normale Superiore di Parigi. Ecco, poi se avete delle domande.